maggiore femmine, i maschi separi, a giugno si riempie di fiori. Ma ottobre, mese di raccolta, mi suonano alla porta, non sto aspettando niente, io apro alla tendente. Sono qua a parlarvi di marijuana, sono, perché non mi conoscesse, sono Flaco dei Pancreas e ci tengo a dire dei Pancreas perché è colpa loro se sono qua a parlare di marijuana come esperto. Non che non sia un esperto da un certo punto di vista, dal punto di vista pratico, però dal punto di vista teorico è un'altra cosa. Stasera siamo qua per la teoria, per la vostra sfortuna e delusione, ma anche la teoria ha una sua importanza, insomma. Ho dovuto, per parlarvi di questa, di questo argomento, la marijuana, ho dovuto documentarmi un attimo, andarmi a leggere delle cose che non conoscevo. La prima cosa che è apparsa evidente dalle primissime documentazioni che ho trovato è stata questa. La pianta della canapa è una pianta che per millenni ha accompagnato la storia della civiltà, cioè per millenni l'uomo l'ha usata, l'ha coltivata, l'ha protetta, l'ha raccolta, ne ha usato le fibre per farsi dei vestiti, tele, sartiame, corde, tappeti e quant'altro. Di fronte a praticamente 12.000 anni di utilizzo di questa pianta e di pacifica convivenza tra l'uomo e la canapa, mi è venuta spontanea la domanda: ma com'è che a un certo punto nella storia qualcuno ha avuto l'idea di vietarla? Com'è che a un certo punto qualcuno si è sognato che questa cosa non andava più bene? Perché? E così mi sono messo a cercare materiale, a scartabellare, a leggere autori che hanno parlato già di questa cosa. E mi è venuta fuori una storiella. È una storiella che vi voglio raccontare questa sera. È una storia un po' particolare, nel senso che una volta che uno l'ha ascoltata, ha l'impressione di averla già sempre saputa, in un certo modo. È un'impressione strana, almeno a me ha dato questa impressione. È un po' come il ritorno del rimosso della psicanalisi, no? Cioè uno ha un ricordo che però si è dimenticato per qualche motivo, non arriva più alla coscienza, allora brancola nel buio, poi improvvisamente, ah, ma ecco che cos'era, improvvisamente sembra tutto chiaro. È per questo che penso che alla fine del mio racconto molti di voi avranno l'impressione che questa cosa in fondo già la sapevano. Io però sono sicuro che un sacco di cose che dirò stasera probabilmente non le sapete, e spero che serviranno a dare un po' di coerenza, un po' di chiarezza a quello che in fondo, questo sì sono sicuro, avete sempre sospettato. Parto quindi con questo racconto. Per facilitare l'esposizione mi sono messo dietro questi cartelloni, li userò per dividere un po' l'argomentazione per punti. Ho deciso di usare il sistema inglese di presentazione della notizia, sapete, la regola della 5V, who, when, what, eccetera. Cioè, vuoi raccontare la notizia di cosa è successo, dove è successo, quando è successo, chi ha provocato quella cosa. E allora partiamo subito, al volo, perché c'è un sacco di roba. Dove e quando, i primi punti. Il dove di cui stiamo parlando e il quando sono abbastanza semplici, nel senso che tutta la letteratura e tutte le persone che si sono occupate della proibizione della canapa individuano un momento specifico della nascita della proibizione, che nasce in un momento, in un punto specifico, poi si dirama e diventa legge internazionale che riguarda tutto l'Occidente. Il dove, mi devo arrampicare, sono gli Stati Uniti. Non è che lo scriva con grande piacere, ma è giusto. Il quando... Fonico! Sembra un concerto, in effetti, di Pancras, però... Il quando è il 1937. Un velocissimo un'infarinatura storica. Nel 37 gli Stati Uniti sono appena usciti da una crisi abbastanza dura. È la crisi del 29, quella famosa del giovedì nero, la Wall Street Crash, la gente che si lancia dai grattacieli senza neanche bisogno degli aerei, perché si è rovinata investendo in una bolla finanziaria che a un certo punto è esplosa. La cura di Roosevelt, che è il presidente degli Stati Uniti nel 1937, che sale con un mandato assolutamente forte, nel senso che ha due candidati democratici per ogni avversario repubblicano, è la cosiddetta cura del New Deal, cioè un investimento da parte dell'economia pubblica in modo tale da rimettere in moto il sistema dei consumi e della produzione. Infine c'è da dire che sempre in questo periodo si è concluso da pochissimo, da 4 anni, nel 1933, con lo sciagurato esperimento nominato proibizionismo. Nel 1920 infatti era stata inaugurata questa politica, che si è rivelata fallimentare, che consisteva nel vietare il consumo di alcol.
negli Stati Uniti, dal 20 fino al 33. I risultati splendidi a cui aveva portato questa politica erano stati di fatto che era aumentato il consumo esponenzialmente, che era peggiorata la qualità delle cose bevute perché l'alcol era prodotto clandestinamente e che un nutrito gruppo di mafiosi si era arricchito e si era infiltrato nelle strutture pubbliche. Nel bel mezzo di questa situazione abbiamo l'oggetto della nostra ricerca. Nel 1937, infatti, abbiamo la promulgazione, questo pennello è troppo piccolo, della marijuana se però al bar hanno dei pennarelli migliori io ne approfitterei volentieri, perché queste qua fanno schifo, non si vede niente, non avevo calcolato di essere così lontano da voi. Marijuana Tax Act. Allora, cominciamo ad analizzare questa legge. Questa è la legge guida. Nel 1937 negli Stati Uniti viene elaborata questa legge che servirà come legge guida per tutto il mondo occidentale. È vero che anche nell'Egitto già c'era stata una legislazione del genere, però chiaramente l'Egitto non aveva la forza trainante per imporre una legge di questo tipo a tutto il mondo occidentale. Cominciamo a notare una cosa. Questa parola, tax, probabilmente vi sareste aspettati che... Sì, lo dico tutte e due così magari raddoppio. Probabilmente vi sareste aspettati che una legge sulla marijuana fosse stata una normale legge contro il crimine, quella che si definisce una crime law, cioè semplicemente si dice è vietato usare la marijuana. Non è così. Di fatto questa è una legge che esce direttamente dal Ministero delle Finanze ed è una legge di tassazione, cioè una legge tributaria. Dice, non proibisce esplicitamente né l'uso medico, né l'uso ludico e nemmeno la coltivazione, il commercio e la distribuzione di marijuana. Dice semplicemente, apparentemente, se volete fare queste cose dovete pagare una tassa. Tutto lì. Quindi, prima battuta, sembra che siamo di fronte ad un normale provvedimento amministrativo di natura fiscale, per cui il governo a un certo punto deve regalare dei soldi e si inventa una tassa in più. Non è così. Non è così per una serie di motivi. Se si va a vedere il testo della legge, in realtà si notano un po' di cose interessanti. Primo punto, la tassa in realtà rende l'uso e la coltivazione della marijuana proibitive e antieconomiche, nel senso che all'epoca il valore di un'oncia di marijuana è un dollaro, la tassa è di un dollaro. Capite che in questo modo diventa proibitivo continuare a lavorare con la marijuana. Secondo punto, il testo di legge è accompagnato da una serie di disposizioni di carattere burocratico che sono delle vere ragnatele kafkiane. Praticamente se si può commerciare con la marijuana, si può coltivarla, si può distribuirla, però se uno la vuole vendere, la vuole trasportare, deve iscriversi come commerciante in marijuana, poi deve andare all'apposito ufficio delle imposte, ritirare un modulo, compilarlo in triplice copia, riconsegnarne una all'esattore locale, tenerne uno per sé, darne uno al trasportatore che deve portarlo all'acquirente, il quale acquirente, prima di tutto questo giro, deve avere mandato tramite fonogramma o comunque scritto, deve avere mandato una richiesta al venditore. Il medico che volesse prescrivere dei preparati a base di cannabis, di cannabis, allora assolutamente diffusi, deve fare una cosa altrettanto complicata, deve richiedere lo stesso modulo, deve compilarlo, fare una triplice copia e comunicare sotto giuramento la quantità di prodotto a base di canapa distribuita. Il cliente, il malato a cui è stato dato questo ritrovato, i motivi e la patologia alla quale fa riferimento. Praticamente un'intrusione diretta nel rapporto tipico di segretezza e di riservatezza che c'è normalmente tra un medico e un curante. Ancora, le pene previste non sono pene classiche per un'evasione fiscale. Le pene previste vanno da 5 anni di galera e o, nel senso, a discrezione del giudice, si può avere o solo i 5 anni di galera o solo $200 di multa, che all'epoca sono tanti, oppure anche tutte e due le cose assieme. Il tutto è condito dal fatto che il ministro del tesoro, tramite una piccola clausola inserita nella legge, delega il neonato Bureau of Narcotics, nato in realtà 5 anni prima, cioè l'ufficio narcotici, ad avere competenza amministrativa e potere di polizia per far applicare la legge, cioè i poliziotti possono arrivare dal coltivatore in qualsiasi momento e richiedere di vedere tutte le pratiche, tutto quello che è stato fatto, controllare la coltivazione, eccetera, eccetera. Il Bureau of Narcotics, l'ufficio narcotico, è di fatto anche l'organo istituzionale che maggiormente insiste sulla necessità di una legge sulla marijuana. A questo punto
direi che ci sono tutti i motivi per considerare questa, anziché una legge di tassazione, quella che definiremmo in termini inglesi una prohibitive tax, cioè una tassa proibitiva, un escabotage, un trucco, mediante il quale, volendo vietare determinati comportamenti, anziché vietarli direttamente, li si vieta tramite l'applicazione di una tassa che rende impossibile perseguire in determinati atteggiamenti. Se stiamo alla lettera e agli effetti della legge, dobbiamo dire che si voleva sicuramente proibire l'uso ricreativo della marijuana, ma sicuramente anche l'uso medico e sicuramente anche la coltivazione, il commercio e in generale l'impiego industriale della canapa. Abbiamo qualche motivo per fare questa affermazione? Sì, l'abbiamo in questo senso, che questo modello di tassa proibitiva in realtà era stato inaugurato qualche anno in precedenza dal congresso americano, il quale nel 1934 aveva votato una legge che si chiama National Firearms Act, cioè una legge con la quale veniva applicata una tassa molto pesante all'acquisto delle armi da fuoco. Eravamo in quell'epoca ancora in periodo proibizionista, grandi scontri tra bande per le strade, il governo decide che bisogna limitare la diffusione di armi da fuoco. Ovviamente non può farlo direttamente, cioè ovviamente in questo senso, qualsiasi costituzione democratica, in particolare quella americana per il modo in cui è nata, contiene l'indicazione per cui non è che il congresso, cioè il potere legislativo, si possa svegliare a un certo momento e decidere di proibire un determinato comportamento, non può entrare nei quelli che sono i limiti delle libertà individuali. Quindi bisogna trovare un trucco, un modo per aggirare la questione. Se vogliamo fare un esempio un po' più semplice, in Italia in qualche modo è successo, nel momento in cui lo Stato decide che vuole incentivare la produzione di automobili e le fabbriche di automobili e decide quindi che la compra e vendita di auto usate è una cosa che danneggia la produzione, non può ovviamente svegliarsi più a un certo momento il Presidente del Consiglio e dire: ragazzi, non si possono più vendere automobili usate. Però cosa può fare? Può decidere che la compravendita di auto usate è soggetta a una tassa statale così alta che diventa in qualche modo controproducente o non più conveniente comprare auto usate. Esattamente questo è il senso di una legge proibitiva di questo genere. Ovviamente ogni costituzione democratica prevede anche degli organismi che sono preposti a far sì che questi trucchi in qualche modo siano controllati e bloccati. Cioè esistono, in Italia abbiamo la Corte Costituzionale, ultimamente ne avrete sentito parlare per la legge Maccanico, eccetera eccetera. Negli Stati Uniti c'è la cosiddetta Corte Suprema. La Corte Suprema, tra i suoi massimi, le sue massime responsabilità, è quella di prendere delle leggi che sono state promulgate dal Parlamento e decidere se corrispondono al dettato costituzionale oppure respingerle. Se la legge viene respinta significa che non è accettabile qualsiasi sia la forma in cui viene presentata. Perché tutto questo pistolotto incredibile, che giustamente direte: ma che cosa c'entra con la marijuana? Perché c'è una data interessante, è il 29 marzo del 1937. Il 29 marzo del 1937 la Corte Suprema decide che la legge che era stata votata nel 34 dal Congresso sulle armi è una legge costituzionale, cioè va bene, si possono fare leggi di questo tipo, si possono fare leggi proibitive mascherate da leggi di tassazione. Perché è interessante per noi? Perché il 14 aprile del 37, sono passati 15 giorni, la legge sulla marijuana arriva in commissione. Adesso qua a scrivere tutto diventa un delirio, anche perché tanto non si legge niente, e quindi abbrevio. Cioè, la Corte Suprema decide che questa forma di tassazione è valida e accettabile il 29 di marzo. Dopo 15 giorni la legge sulla marijuana è già pronta per essere dibattuta. È chiaro che questa cosa è una legge, non è che si improvvisa in 3 minuti. È chiaro che evidentemente devono esserci già una serie di dispositivi pronti a muoversi. Viene presentata il 14 aprile, viene dibattuta il 20 di agosto e diventa legge effettiva il 1 dicembre del 37. Manco fosse la legge Cirami, cioè in un attimo è arrivata, è stata discussa e andata. Non è l'unica stranezza questa qua. L'altra
Un'altra stranezza da sottolineare è l'iter facilitato a cui è stata sottoposta questa legge. Anche noi siamo ultimamente diventati purtroppo avvezzi a questi termini, iter facilitato, eccetera, eccetera. Quando c'è qualcuno che vuole far passare le sue leggi, ha un potere di farlo, trova le soluzioni per farlo velocemente. L'iter facilitato consiste in questa cosa. La legge viene presentata a una commissione particolare, che è quella che raccoglie fondi per l'amministrazione di Stato. Questa commissione ha la possibilità di discutere la legge e passarla direttamente al Congresso, senza passare ad altre commissioni. E così è. Un'altra stranezza ancora su questa legge, prima di passare ad un altro argomento. Gli studiosi che si sono occupati di questa legge sono andati a recuperare i testi delle audizioni, perché sapete che quando viene presentata una legge, giusto appunto ci sono una serie di commissioni, ci si trova i propositori della legge, quelli che propongono la legge, le controparti, si discute, possono durare mesi queste cose, può essere rimbalzata un'altra commissione, tornare indietro, andare in Parlamento, ritornare emendata, eccetera, eccetera. Le audizioni per la legge sulla marijuana durano 2 ore. Quando questi studiosi vanno a cercare la documentazione relativa presso la biblioteca del Congresso, ci mettono 4 giorni a trovarla, perché tutta l'audizione è contenuta in un foglietto che alla fine si scopre che è scivolato dietro a uno scaffale. Devono smontare la scaffale, aprirlo tutto e tirarla fuori per trovare questo documento. E cosa dice questo documento? Dice questo sostanzialmente, che i test riguardo questa legge di fronte alla Commissione sono 3. Il primo è il commissario dell'ufficio narcotici, Tar Harry Eslinger, poi dopo ne parleremo ancora. Dice, cito testualmente, la marijuana è una droga che dà dipendenza, che produce in chi la usa insanità, criminalità e morte. Mi rifiuto di commentare, ovviamente. La seconda è quella di un farmacologo della Temple University. Lui ha fatto degli esperimenti sulla marijuana. Dice, cosa ha fatto? Guardi, io ho iniettato direttamente nel cervello di 300 cani il principio attivo della marijuana. Ah, e cosa è successo? 2 sono morti. Il presidente della commissione a quel punto fa una domanda al farmacologo. Dice, ma lei ha scelto forse i cani per la similitudine di comportamento con gli uomini? La risposta: non saprei, non sono uno psicologo per cani. Sta di fatto che comunque il principio attivo della marijuana viene sintetizzato dopo gli anni 60, quindi cosa abbiamo iniettato nella testa di quei poveri cani non si sa. In ogni caso, grazie a questa testimonianza, il farmacologo soprannominato viene eletto ufficiale esperto dell'ufficio narcotici e scala e fa immediatamente carriera. L'altra testimonianza è quella di un medico rappresentante dell'Associazione Medica Nazionale, un'associazione molto forte che collega tutti i medici americani, che in quel momento è in un momento di difficoltà con l'amministrazione di Roosevelt, ha da sempre negato il suo appoggio al New Deal e quindi non è ben vista dai democratici. Il medico, che è forse l'unica persona autorizzata con una certa competenza a parlare della cosa, dice testualmente: l'Associazione Medica Americana non dispone di alcuna prova che la marijuana sia una droga pericolosa. La risposta di un democratico presente nella commissione: dottore, se non ha altro da dirci, la salutiamo. Il medico viene congedato e immediatamente la legge passa alla discussione al Congresso. Ora qua ci si potrebbe aspettare che al Congresso quantomeno ci sia stato un dibattito, insomma alla fine si trattava di una cosa che impediva la coltivazione della marijuana, in qualche modo la rendeva molto difficoltosa. Il dibattito, calcolato sempre sul verbale dell'audizione, durò 1 minuto e 32 secondi, nel senso che anche qui c'era un iter facilitato, la proposta era: questa legge va bene o male, insomma, per alzata di mano se ci siamo è andata. Fu interrotta questa procedura facilitata da un repubblicano di New York che ebbe il coraggio, di fronte a tutti i democratici, di alzarsi e dire: scusate, ma mi scusi signor Presidente, ma di cosa tratta questa legge che stiamo approvando? La risposta del Presidente della Camera degli Stati Uniti, letteralmente: non lo so, deve avere qualcosa a che fare con una cosa chiamata marijuana. Penso si tratti di un qualche narcotico. A questo punto, indomito, il repubblicano coraggiosamente avanza un'altra domanda. Ma, Presidente, ma l'Associazione Medica Americana
è d'accordo con questa legge, salta su come uno scoiattolo un tipo che faceva parte della commissione il giorno prima, che sarebbe diventato poi un giudice della Corte Suprema, e dice sì, è venuto ieri il dottor Woodward, un nome più o meno inventato simile al vero nome, la vera persona che è intervenuta, e dice l'associazione medica americana è con noi al 100%. Era una bugia colossale, però sulla scorta di questa bugia colossale tutti approvarono la legge, che arrivò immediatamente sul tavolo di Roosevelt e divenne appunto la prima legge proibitiva. Ricapitolando, questa legge è formalmente una legge di tassazione, ma in realtà una legge proibitiva, una legge repressiva mascherata. Stando alle testimonianze dei promotori, la legge intende stroncare la diffusione di una droga particolarmente dannosa, ma a quest'epoca, nel 1937, praticamente nessun americano bianco fuma marijuana. La diffusione della marijuana a uso recreativo è confinata a un circuito molto stretto di immigrati messicani che arrivano dal Messico e cercano lavoro nel sud-ovest degli Stati Uniti, come braccianti, i peggio lavori, e nel circuito dei musicisti jazz, che in quel momento ne fanno un discreto uso. Il jazz, non dovete pensare a come oggi si vede il jazz, ti siedi con la pipa, il jazz sembra una cosa un po' di altri tempi. Il jazz allora era più simile al punk oggi, cioè era un qualcosa che faceva comunità, che faceva collettività, e dava un po' fastidio. Armstrong, Thelonious Monk e via dicendo, facevano abbondante uso di marijuana. E solo loro, nessun altro. Per cui l'effetto immediato della legge in realtà non sarà quello di bloccare un fenomeno che in realtà non esiste, perché nessuno se la fuma sta marijuana. Gli americani cominceranno a fumare la marijuana dopo la legge, non prima, dopo. Ma l'effetto immediato è quello di impedire la coltivazione, di impedire il commercio della canapa, una pianta che per tanto tempo era stata parte della cultura. Passiamo a questo punto secondo le regole d'oro degli inglesi. Chi è che ha promosso questa legge? Vediamo se riusciamo a capire perché questa legge allora arrivata è stata fatta, perché tutti quelli che sono arrivati dopo hanno cominciato a studiare, hanno confrontato i dati di utilizzo e la legge, dicevano ma non si capisce perché hanno fatto questa legge in questo momento. Allora, il primo di cui sicuramente possiamo parlare è il commissario dell'ufficio federale, questo Anslinger. Anslinger è un personaggio un po' particolare, mi soffermo un po' perché c'è una vita divertente. È un figlio di immigrati svizzeri, di un barbiere molto prolifico, perché lui è l'ottavo figlio e non è neanche l'ultimo, e da giovane fa il pianista, che è sempre un segno abbastanza inquietante, fa il pianista nel cinema muto. Poi a un certo punto si trova la sua strada, la sua carriera, si infila, diventa viceconsole alle isole Bahamas, che in quel momento sono sotto protettorato britannico. Siamo a metà degli anni 20, c'è ancora il proibizionismo. Lui è lì, e mentre è lì vede che ci sono questi contrabbandieri che, totalmente ignorati delle autorità britanniche, arrivano, fanno scalo, si portano il loro alcol, poi lo portano negli Stati Uniti, lo rivendono e si fanno i soldi. Gli dà troppo fastidio questa cosa. Tanto fa e tanto si muove che riesce a organizzare praticamente un accordo internazionale per impedire che questi contrabbandieri si fermino a rinfrescarsi, diciamo, del viaggio prima di arrivare a destinazione. Viene notata questa cosa, lo chiamano immediatamente a Washington. Nel 29 è a Washington, all'interno dell'unità operativa che si occupa della repressione dell'alcol. Siamo già in una fase in cui il proibizionismo ormai è evidente che non sta più in piedi, di via qualche anno verrà abbattuto, non funziona. L'aumento indiscriminato del consumo ha prodotto e il peggioramento delle situazioni generali. Anslinger nel 29 cosa propone? Inasprimento delle pene, un bicchiere di birra, 2 anni di galera, ti ribeccano un'altra volta, 6 anni, senza patteggiamenti. Questa è la proposta di Arendt, per dire che un proibizionista duro e puro, che infatti probabilmente quando il proibizionismo finisce si sarebbe buttato da qualche parte, se non che ha una fortuna. 2 anni prima che il proibizionismo venga chiuso, nel 31, lui diventa capo supremo, perché così prevede la struttura, dell'ufficio narcotici, l'ufficio che si deve occupare della diffusione di droghe sul territorio nazionale, tutte le droghe, escluso l'alcol, che al momento è ancora una droga, ma che però se ne occupano altri. Appena arrivato si dà subito da fare, perché non è il tipo da restare lì con le mani in mano ad eseguire i suoi compiti da funzionario, diciamo così, e da vivacchiarsela. Non si sa bene per quale motivo va a pensare a un'idea, a un'altra possibilità di proibire qualche cosa. Immediatamente va a pensare alla marijuana, anzi va a pensare alla canapa, perché marijuana
anche se poi la legge è marijuana Texaco, marijuana nessuno la chiamava così, tranne appunto i messicani. Gli americani cosa fosse la marijuana non lo sapevano. Ma Aslinger lo sa e ne approfitta da subito. Qual era la differenza tra il proibizionismo alcolico e il proibizionismo della marijuana? Il proibizionismo alcolico, tutti sapevano cos'era l'alcol, tutti se lo bevevano, tutti vedevano la gente, le conseguenze sociali di questo utilizzo. La marijuana nessuno lo sa cos'è. Però questo apparente punto debole diventa per lui un punto di forza. La marijuana è un oggetto misterioso, fantastico, fantastico. Basta collegare l'oggetto misterioso alle cose più turpi e più truci per destare un po' di panico e un po' di paura. E allora via, non c'è nessun problema, lui, e poi ormai siamo negli anni 30, non c'è più bisogno come i tempi delle leghe alcoliche, cioè della gente, associazioni genitori, tutta questa gente che gira l'America, prova, dicendo no, l'alcol, è, cercando proselitismi e facendosi il giro costo costo. No, lui si attacca ai media, si attacca ai giornali, poi vedremo come perché, si attacca alla radio e raggiunge immediatamente i risultati che vuole. Cosa fa? La marijuana è una droga assassina. Cosa fa? Quali sono gli effetti massimi? Basta, prende una serie di esempi in cui ci sia possibilmente degli assassini, se possibile con stupro, prima o dopo, non importa, se possibile in famiglia, ancora meglio, padre di famiglia rientra in casa dopo aver fumato la marijuana, violenta la figlia e poi la uccide. Costruisce una serie di casi incredibili in realtà non avendo in mano nulla, se non un mandato fondamentale, che il suo ufficio è l'unico autorizzato a dare a raccogliere e a dare informazioni sul consumo di droghe e sugli accadimenti relativi. Non esiste un altro ufficio che può contrastare, neanche l'FBI può farlo. Per cui, essendo l'unica fonte, è anche può dire tranquillamente quello che vuole. Dopo questo lavoro fatigante, Aslinger dice nella sua autobiografia: ho partecipato a grandi forum, ho scritto articoli per giornali, per riviste e i nostri agenti hanno tenuto centinaia di conferenze per genitori, educatori, autorità sociali e civili. Ho partecipato a trasmissioni radio, ho riportato la lista crescente dei crimini, inclusi assassini e stupri. Ho continuato a martellare sui fatti. Credo che abbiamo fatto un buon lavoro, perché il pubblico si è allarmato. Il pubblico non ne sapeva nulla. Improvvisamente viene a sapere che esiste questa marijuana assassina. Nel frattempo, grazie alla sua posizione, Aslinger raccoglie notizie sulla coltivazione della canapa, sul commercio della canapa. Chi sta coltivando in America la canapa in questo momento? Che strumenti usa? E le mette via. Voglio darvi un po' qualche altro aneddoto volante prima di passare ad un altro argomento su Aslinger, perché è curioso e divertente. Lui, tra il 37 e il 39, ricordandosi, dopo che la legge è già passata, ricordandosi che l'associazione medica aveva un po' storto il naso, cosa fa? Niente. In quei due anni riesce a mettere sotto inchiesta, a far condannare 3.000 medici appartenenti all'Associazione Medica Americana per prescrizione di medicine non conformi alla legge. Evidentemente dopo quei due anni anche i medici dicono vabbè, ok, facciamo la pace, perché poi tra il 39 e il 49 i medici indagati sono tre, cioè 3.000 in due anni e tre nei successivi 10. Evidente che c'è stato un accordo. Nel 42 fa parte di una commissione segreta, quella che poi sarebbe andata via diventando la CIA. Fanno degli esperimenti, vogliono trovare il siero della verità. E allora lavorano con l'olio di canapa. Danno questo olio di canapa alle cavie, rinunciano velocemente perché le persone che si fanno questo olio di canapa cominciano a scoppiare, da ridere davanti ai poliziotti. E i poliziotti notoriamente non hanno un gran senso dell'umorismo e quindi dicono, facciamo a meno, poi ci proveranno più avanti con l'LSD. Tra il 42 e il 48 manda dispacci in tutti gli Stati Uniti, dice a tutti i suoi dipendenti e vari supervisori: attenti ragazzi, mi raccomando, stiamo pronti, sta per scattare una grande repressione di un nucleo di persone che fa abbondante uso di marijuana, che è pericolosissimo. Chi sono? I musicisti jazz. A lui i musicisti jazz li vedeva come un pericolo costante, gli dava fastidio che il fatto di fumare gli faceva suonare in maniera particolare. Un suo collaboratore, intervistato negli anni più avanti su questa particolare odio di Aslinger per i jazzisti, risponde: principalmente il commissario era allarmato dal fatto che la marijuana ampliasse la loro percezione temporale. I musicisti potevano in questo modo fare più variazioni e mettere nella musica più ritmo di quanto sarebbe stato possibile se avessero semplicemente seguito le note sugli spartiti. L'intervistatore dice: ma cosa c'è di male in tutto questo?
E lui dice, beh, se lei fosse musicista, suonerebbe la musica così come la vede sul foglio. Ma se fumasse della marijuana, metterebbe il doppio della musica tra la prima e la seconda nota. I musicisti jazz facevano proprio questo, pensavano di poter dilatare a piacere la musica. L'intervistatore a quel punto dice, capisco, e congeda il pazzo di turno. Nel 44, dobbiamo ricordare che Haslinger è salito nel 31, viene eletto 31 capo di questo ufficio, resta fino a 61, 30 anni di dominio incontrastato a capo della polizia più potente assieme all'FBI in tutti gli Stati Uniti. Nel 44 il sindaco Fiorello LaGuardia, sindaco di New York di chiare origini italiane, dice ma non è che mi fido tanto, e apre una commissione. La commissione lavora 2 anni e conclude, non c'è nessun pericolo marijuana. Non esiste nessun pericolo marijuana, né dal punto di vista medico, né dal punto di vista sociale, né dal punto di vista dell'utilizzo, né dal punto di vista dello spaccio. Non esiste. Haslinger si allarma un attimo, poi si ricorda che però i medici li ha già messi sotto. Prende con contatti e fa uscire un numero speciale della rivista medica americana in cui invece riafferma le sue tesi. E così è a posto. E nel primo momento copre la situazione. Nel 48, tanto per dire qualcosa sulla rettitudine dell'uomo, nel 48 siamo in epoca di guerra fredda, è finita la seconda guerra mondiale, ci sono i due blocchi contrapposti, il pericolo comunista. Oddio, Haslinger fa questa affermazione, la marijuana è introdotta negli Stati Uniti d'America dai comunisti, vogliono fiaccare le giovani menti americane, vogliono renderli imbelli, pacifiste, per poterci aggredire e conquistare. È un salto notevole dalla droga assassina. Però la droga assassina era 11 anni prima. Nel frattempo le cose cambiano, va bene, viene fatta passare anche questa cosa. Nel frattempo lui, per passare il tempo, fa lo spacciatore per il senatore McCarthy. Sapete che McCarthy è quello della caccia alle streghe, la caccia dei comunisti, eccetera eccetera, e lui sì, era un tossicodipendente di morfina. Per non farlo esporre con gli spacciatori locali, Haslinger giornalmente gli porta la fialetta, coerentemente, insomma, giustamente si giustifica dicendo, beh, non potevo mica lasciare un senatore degli Stati Uniti in balia di 4 spacciatori, gliela porto io la roba. Nel 51 finalmente la legge invocata da Haslinger per inasprire ulteriormente questa situazione, ecco lì che salta fuori, testimonianza di Haslinger, un nuovo salto mortale. Ormai non era più possibile dire droga assassina eccetera eccetera, c'era stata la commissione della guardia, c'era stato lui stesso che aveva smentito questa cosa, però trova l'asso, il jolly anzi, che poi verrà utilizzato ancora tante volte fino ad oggi. La marijuana sì, è vero, non è che fa impazzire, non è proprio sicuro che produca crimini, eccetera, eccetera, però porta le droghe pesanti, perché uno che comincia con la marijuana poi non si accontenta, poi c'è bisogno di nuovi stimoli, inevitabilmente tutti quelli che si fanno di eroina sono stati fumatori di marijuana, ergo la marijuana porta all'eroina. Accettato in pieno, benissimo, quadruplicate le pene, tolta la discrezionalità dei giudici, gente imprigionata per anni e anni. Nel 61 la cannabis viene classificata ufficialmente come stupefacente dall'ONU, che impone ai 65 stati aderenti di sradicare tutte le piante nel giro di 25 anni. Per l'Italia firma Cossiga. Più tardi avrà i sassolini nelle scarpe. Al momento probabilmente i sassolini ce l'aveva in testa. Comunque sia, nel naso. Il rappresentante per gli Stati Uniti chi era? Non lo ricordo più bene. Ah, Haslinger. Era lui. Sempre lui, l'ultimo atto, nel 62, John Fitzgerald Kennedy lo becca mentre sta cercando di nascondere, di impedire che esca un libro che è contrario alle sue tesi. Ha saputo che questo professore sta scrivendo che le sue sono tutte pagliacciate, chiama un paio di scagnozzi della Polizia Federale, li manda nella casa editrice e gli fa distruggere un paio di panconi. Questa cosa viene saputa dal presidente. La sfortuna di Haslinger è che Kennedy si faceva la marijuana tranquillamente perché aveva dei grossi dolori vertebrali e gli serviva moltissimo per stare meglio, e aveva già in animo, se non l'avessero seccato nel 63, aveva già in animo di rivedere la questione. Kennedy viene a sapere questa cosa, chiama Haslinger, Haslinger entra nella stanza ovale e quando esce dà le dimissioni. Non si sa cosa si siano detti, ma difficile l'abbia fatto spontaneamente. Siamo pronti a scrivere il primo nome dell'analista, l'abbiamo esaurito e lo mettiamo qua. È il nostro Haslinger. Ora, un sacco di letteratura successiva ha interpretato
le cose come se questo pazzoide a un certo punto, cioè, gli prendesse troppo male la situazione e avesse deciso che insomma doveva fare qualche cosa, come se tutto riposasse su di lui. Ma in realtà è credibile questa cosa? Cioè è credibile che un funzionario, per quanto occupi una posizione particolarmente importante, capo dell'ufficio narcotici, per carità, ma è possibile che lui da solo sia in grado di mettere in moto tutta questa macchina? Non lo so. Andiamo a vedere un po' le cose per ordine. Haslinger, abbiamo detto che nel 31 diventa commissario dell'FBN. Abbiamo detto che l'FBN è l'ufficio narcotici che ha diritto di ricerca e di repressione su tutte le questioni droghe, l'unica struttura autorizzata a farlo. L'FBN dipende però dal Ministero del Tesoro, che abbrevieremo così. Dipende dal Ministero del Tesoro, questa cosa non dovrebbe stupirci per quanto abbiamo detto prima. Essendo che la politica governativa era di quella di reprimere le questioni legate alla droga con delle soluzioni di tipo tributario, allora anche l'organo che si occupa della repressione del consumo di droghe in realtà non dipende dal Ministero degli Interni, dal Ministero di Giustizia, ma dipende dal Ministero del Tesoro. Chi c'è a capo del Ministero del Tesoro nel 1931 e che elegge Haslinger a capo, perché è direttamente il ministro del tesoro che elegge Haslinger capo commissario dell'ufficio narcotici. Qua, come ministro, abbiamo tal Mellon, Andrew Mellon. Che ci dice sta roba? Niente. Sulle prime. Sulle seconde qualcosa salta fuori. Chi è? In che rapporti è Mellon con Haslinger? E suo zio. Non è cosa da poco. Appena eletto Haslinger, Haslinger viene eletto subito dopo aver sposato la nipote di Mellon, che è in pratica suo zio acquisito. E cosa fa questo Mellon? Questo Mellon è, in un'epoca in cui il conflitto di interessi non esiste, sembra di essere nell'Italia del 2003 e invece siamo negli Stati Uniti del 1937, forse c'è qualcosa da imparare, questo Andrew Mellon è ministro del tesoro. E nello stesso tempo uno degli uomini più ricchi degli Stati Uniti, possiede la Gulf Oil Company, cioè una compagnia che lavora nel petrolio, e possiede una banca che è la sesta banca per giro d'affari di tutti gli Stati Uniti. Si chiama, dato che lui è megalomane, Mellon Bank. Eccola qua. Ci dice qualcosa questa cosa, ma così così forse non ancora abbastanza, però se andiamo avanti forse qualcosa scopriamo. Cosa ha fatto la Mellon Bank negli anni 30? Se si scava si scopre che nei primi anni 30 la Mellon Bank presta un sacco di soldi a un'industria che si chiama DuPont. Questa industria qua è particolare perché è un'industria fortissima, c'è, cioè, tutt'oggi, se andate a fare una ricerca su internet viene fuori con tutti i suoi prodottini vari. È nata alla fine dell'Ottocento, nel 1930 è già molto consolidata, eppure è ricorsa soltanto due volte nella sua storia a dei soldi delle banche, perché preferiva fare per i fatti suoi, non esporsi troppo. Una volta per comprarsi la General Motors, e poi un'altra volta, vedremo perché, prendendo tutto quello che serviva per l'investimento dalla Mellon Bank di Andrew Mellon, ministro del tesoro. La DuPont cos'è? Non lo so, devo girare il foglio altrimenti non ve lo dirò mai. La DuPont è negli anni 30 già un colosso industriale. Com'è che è diventato un colosso industriale? Semplicemente questi qua facevano munizioni e rifornivano l'esercito americano di munizioni. C'è appena stata la prima guerra mondiale. Il 40% delle cartucce sparate nella guerra mondiale l'aveva fatta DuPont. È chiaro che se sei un industriale che produce munizioni e le vende al governo, qualche aggancio, che tu abbia degli agganci con il Ministero del Tesoro, non è strano. Ma c'è di più però. All'inizio degli anni 30, la DuPont ottiene dal complesso industriale tedesco, della Farben, i diritti di sfruttamento dei brevetti per produrre materiale plastico e fibre sintetiche dal petrolio. Cioè, qua abbiamo le fibre e la plastica, fibre sintetiche e plastica, che sono uno dei rami di investimento dove vanno a finire i soldi di Mellon,
ministro del tesoro Prestade Dupont, che investe in questa ricerca dopo aver ricevuto i brevetti dalla casa tedesca. Perché una casa tedesca? Perché i tedeschi avevano perso la guerra e quindi come credito di guerra avevano dovuto cacciare qualcosa. La Farben poi, ve lo dico per inciso, era quella che nello stesso tempo, subito dopo aver venduto questi brevetti, stava costruendo lo Zyklon B, quello per gasare ebrei e zingari, intanto per dire, no? Si sa che i tedeschi nella chimica sono fortissimi. Quindi, qua, in questi anni qua, tra gli anni 20 e gli anni 30, Dupont ha in mano questi brevetti e fa lavorare i suoi chimici, li mette al lavoro, tiratemi fuori sta roba. All'inizio degli anni 30, anzi nel 35, tirano fuori il nylon, una delle primissime materie sintetiche che immediatamente è pronta per essere introdotta sul mercato. Pensate che il chimico della Dupont, che lavora 10 anni studiando le forme, le fibre naturali per poterne tirare fuori una fibra artificiale, che sarà poi il nylon, 3 giorni dopo il passaggio della legge della marijuana in commissione, si suicida, aveva 41 anni. Può voler dire niente, può voler dire qualcosa, forse prevedeva delle cose, non si sa. Sicuramente gli interessi di Dupont nelle fibre sintetiche e nella plastica sono molto forti. C'è un problema: la società non è ancora pronta a recepire questi nuovi prodotti, le fibre sintetiche ancora non ci sono, non circolano, e quindi c'è un po' di preoccupazione. Il mercato non è pronto. Nella relazione annuale per gli azionisti della Dupont nel 1937, il grande capo Raymond Dupont dice: mi aspetto cambiamenti radicali della nuova legislazione tributaria del governo, che dovrebbe poter diventare uno strumento per accelerare la forzosa accettazione delle nuove idee per la riorganizzazione industriale e sociale. Cioè, insomma, stiamo aspettando che ci facciano la legge per darci il mercato libero, perché finché il mercato non è libero e ci sono prodotti concorrenziali abbiamo qualche difficoltà. Ma aspettate, non c'è problema. Fa qualcos'altro la Dupont? Sì, un'altra cosa molto importante: la carta. Acquistato da degli europei la licenza per produrre carta da legno. Cosa è successo? La carta fino a metà dell'Ottocento era prodotta fondamentalmente, era cosiddetta carta di stracci, cioè alla fine ancora fibre vegetali con le quali si fanno i vestiti, che poi diventano stracci, che poi vengono macerati, eccetera, eccetera. Qualità di questa carta: ottima qualità dal punto di vista tattile, di resistenza, eccetera, eccetera. Pregi di questa carta: ce n'era poca. Una volta entrati nella seconda metà dell'Ottocento, una volta entrati in un ciclo di produzione di massa, aumenta la richiesta di carta, non ci si sta dietro con gli straccetti. Bisogna inventarsi qualche cosa. E allora tirano fuori questa idea: ma potremmo farla dal legno. In effetti mettono a punto un sistema piuttosto dispendioso da tutti i punti di vista, che però nell'immediato sembra valido. Cioè, prendi il legno, togli la corteccia, prendi la polpa, sulla polpa agisci con solfati e solfiti, con dispersione di diossina, con un po' di inquinamento ambientale, però alla fine hai in mano una polpa di cellulosa con la quale puoi produrre della carta. Dupont si assicura questa possibilità e ci investe anche lì un altro fiume di denaro, sempre ricevuto dalla banca di Mellon, del ministro del tesoro. Già ben presto quelli che lavorano nella carta sono accorti del fatto che comunque produrre la carta con legno non è una gran furbata, perché tu ci metti 3 volte tanto a reintegrare la risorsa che hai utilizzato per fare la carta. Però insomma, al momento siamo a fine 800, di alberi c'è un sacco, chi è che se la sta a minare? Si parte e via. Ora, dagli archivi della Dupont emerge che la produzione di plastica e di fibre sintetiche da petrolio e da carbone e la fabbricazione di carta con materia cellulare del legno avrebbero dovuto rappresentare l'80% dell'intera produzione per i successivi 50 anni. Siamo nel 37-87, cioè questi già prevedevano nel 37 che per i successivi 50 anni loro si sarebbero occupati di carta da legno e di fibre e plastica derivate da petrolio e carbone. Abbiamo qualche elemento in più. Andiamo alla fine, andiamo verso la fine, purtroppo per voi c'è ancora un pezzettino. Il quarto potere, voglio dire, ok, allora abbiamo questo è lo zio di questo, è il ministro, lavora col petrolio, quindi rifornirà anche Dupont di petrolio, c'è la banca, gli dai soldi, questo lavora con carta da legno
e poi con filler artificiali. Ok, tutti questi in qualche modo si capisce che sono interessati a far passare quella legge lì, ma comunque è chiaro che perché quella legge passi ci deve essere una, in qualche modo dal punto di vista popolare della gente che poi sa che stanno succedendo delle cose, ci deve essere in qualche modo un appoggio. Chi fornisce questo appoggio? Il cosiddetto quarto potere, no? Perché quarto potere dopo quello esecutivo, dopo quello legislativo, dopo quello giudiziario? La stampa. In quel momento il quarto potere è rappresentato da tal Hearst. Chi è questo Hearst? È uno che ha messo in piedi un bel giro di giornali patinati a diffusione nazionale, da titoli suggestivi tipo American Magazine, sai quelle cose, il vero americano legge questa cosa, cose di questo genere qua, no? Ed è uno che si inventa il giornalismo giallo. Giornalismo giallo significa giornalismo sensazionalistico capace di attrarre l'attenzione del pubblico in base, facendo notare delle cose praticamente scabrose, eccetera. Con Haslinger si trova da Dio, si trova da Dio, perché lui odia i neri, odia i messicani. C'è anche ragione di vedere i messicani. A un certo punto, quando inizia la rivoluzione messicana, Pancho Villa parte con la sua armata canta la cucaracha. La cucaracha è una canzone in cui il soldato messicano dice: se non mi dai la mia parte di marijuana io non combatto. Quella volta lì gliela danno, partono e gli portano via 800.000 acri di terreno che lui si era preso così nel Messico, occupano, nazionalizzato, arrivederci. Da quel momento lì, quando si sente parlare di messicani, gli girano un po'. E così comincia la campagna di Hearst contro i messicani e contro la marijuana, e questo forse è il suo apporto più importante, perché tramite questi giornali, che purtroppo fanno più notizia di qualsiasi divulgazione scientifica, come oggi Gente piuttosto che Novella 2000 fa più notizia del Manifesto, è spiacevole ma è così, tramite questi giornalacci diffonde questa parola, la marijuana. Nessuno sa cosa sia, viene appunto descritta questa cosa, vengono enfatizzate delle cose incredibili, non so, all'epoca si è provato che gli incidenti dovuti alla stradali dovuti alla marijuana e gli incidenti stradali dovuti all'alcol erano in un rapporto di 1 a 10.000. Però gli incidenti per alcol scompaiono. Se c'è un incidente in cui per caso trovano una canna nel cruscotto dell'auto, ci sono 2 settimane di esposizione in prima pagina con sangue, macchie, eccetera, eccetera. E poi, chiaramente, la musica satanica e poi l'uso della marijuana che comporta una serie di cose assolutamente riprovevoli, tipo uomini neri che si accoppiano con donne bianche, figurarsi. Oppure, peggio, uomini neri che guardano negli occhi uomini bianchi. Cose di questo genere, insomma, uno scandalo di una certa portata. Basta questo? Sì e no. Nel senso che c'è qualcos'altro, perché Hearst nel 36 acquisisce i diritti di sfruttamento delle foreste per la produzione di carta. Cosa era successo? Era stata smembrata una grossa azienda che produceva sia l'energia elettrica sia carta, era stato obbligato dal governo a dismettere una parte della sua produzione perché era diventata troppo grossa, monopolistica. Dice: questa parte la devi vendere. Gli editori si fanno avanti immediatamente, fanno un calcolo veloce. Ok, noi ci compriamo i diritti di sfruttamento delle foreste. Comporta un grosso investimento iniziale questo, però poi la carta che noi utilizziamo per stampare i giornali ci costa 10 volte meno. Cioè guadagniamo 9 volte in più. All'epoca non era come oggi che un giornale, ti vai a comprare il giornale per dire, c'è la videocassetta, ti vendono DVD, l'elicottero, il treno, cioè allora vendevano i giornali, guadagnavi sui giornali, neanche sulla pubblicità. E quindi questo è un grosso investimento. Lui ci si butta quando? Nel 36. Quindi è chiaro che fa parte anche lui di questa cordata, è cointeressato con Dupont alla produzione di carta da legno. Lui ha diritto di sfruttamento delle foreste e questo ci mette tutta la parte chimica per il trattamento del legno. Manca l'ultimo tassello, i petrolieri, ce li mettiamo qua in fondo, diciamo petrolio. I petrolieri che interessi hanno in quel periodo? Tenete conto che nel 1859 è la scoperta dei giacimenti di petrolio in Pennsylvania. Arriva Rockefeller, si fa la Standard Oil, assieme a un altro gruppo, tra cui anche Mellon, fa una piccola corporazione di petrolieri. Sono interessati a questo movimento, certamente, perché prima di tutto riforniscono di petrolio quelli che ci lavorano per tirarci fuori materiale sintetico. In secondo luogo, sostituiscono dapprima col cherosene i tradizionali oli da illuminazione che precedentemente erano stati impiegati. Questi oli erano l'olio di canapa e l'olio di balena.
vengono soppiantati, viene usato il cherosene. E poi c'è la questione benzina. La questione benzina oggi ci appare come una cosa abbastanza naturale, però agli inizi del secolo non era così scontato. Il motore diesel, quando è stato inventato, è stato inventato per essere utilizzato con degli oli vegetali, olio di semi di girasole, olio di colza, olio di semi di canapa, per esempio. Nel 1937, quando già la legge è passata, Ford si costruisce una macchina fatta tutta di fibre vegetali. È più leggera della macchina in acciaio ed è allo stesso tempo più resistente. Poi prende la canapa, che coltiva illegalmente perché Ford l'ha fatto un po' a modo suo, e facendola macerare ci tira fuori del metanolo, che è un combustibile tranquillamente utilizzabile al posto della benzina, che può essere prodotto con estrema maggior facilità, con minor impatto ambientale a costi inferiori. I petrolieri queste cose le sanno, sono in paranoia per questa cosa, tant'è che per 40 anni tengono il prezzo del barile del petrolio molto basso. Cioè, fino agli anni 70 il barile del petrolio va sui $4. Negli anni 70, quando ormai qualsiasi altra possibilità di carburante alternativo è sgominata, boom, 40, da $4 a $40. I più vecchi tra di voi si ricorderanno forse negli anni 70 l'austerity, quando andavamo a piedi per le strade, austerity, cazzo. Costava $4, sono andate 40, perché ormai quelli c'erano nel mercato e se lo sono tenuto. Abbiamo quasi finito. Prendo un attimo fiato, bevo un goccio d'acqua e arrivo alla conclusione, perché a questo punto siamo abbastanza pronti per sapere cosa è successo e perché è successa questa cosa. L'ultimo punto è appunto: perché allora hanno fatto questa legge? L'apparenza è quella di, appunto, di un gruppo di finanzieri ed industriali che si uniscono per far fronte, prima creare un mito, il mito della marijuana, e poi per rendere impossibile la coltivazione di canapa. Ora, perché? Perché? Andiamo a dare un'occhiata alla coltivazione, a cos'era la coltivazione della canapa negli Stati Uniti. Un excursus veloce. La parola canapa si può ritrovare praticamente in tutti gli stati degli Stati Uniti. In inglese si chiama hemp. Se voi andate a controllare, lo potete fare tranquillamente, prendete una cartina e troverete un sacco di hemp hill, hempstead, hemp field, cioè campo di marijuana, collina della marijuana, eccetera, eccetera. Segno che in quei luoghi c'era un'enorme diffusione della coltivazione. Per di più, la marijuana era una risorsa tanto fondamentale che in certi momenti della storia americana era usata come equivalente delle merci, cioè uno poteva andare in un negozio e dire: mi dà 4 pezzi di pane, 5, quanto paga? Le dà un po' di fibra di marijuana. Valeva come equivalente delle merci, come denaro praticamente. Per di più, nel 600 e dal 600 in poi, la coltivazione di canapa in alcuni stati degli Stati Uniti era obbligatoria per legge, cioè tu fai il contadino, ok, una parte del tuo appezzamento deve essere coltivata a marijuana, per legge, perché serve, perché è importante, perché ci facciamo di tutto, perché ci facciamo le vele, sartiamo le corde, i tappeti, i vestiti, di tutto. Altrettanto importante era nel campo del medicinale, medicine fatte con la canapa erano tantissime, servivano a curare epilessia, insonnia, asma, reumatismi, dolori mestruali, delirium tremens, emicrania, mal di schiena, come il presidente. Tuttavia, a un certo punto, questo allora abbiamo detto che succede agli inizi del secolo, cioè succede da partire dal 600 in poi, a un certo punto c'è una cesura, cioè c'è un taglio, c'è un momento in cui la coltivazione della marijuana comincia ad andare in crisi. È nel 1865. Cosa succede nel 1865? La fine della schiavitù. E voi dite, cosa c'entra? C'entra perché la coltivazione della canapa aveva questo grosso svantaggio. Comportava degli sbattimenti enormi dal punto di vista del lavoro fisico. Bisognava raccoglierla, tagliarla, metterla in posti umidi, possibilmente addirittura in corsi d'acqua, aspettare che i batteri attaccassero le fibre e cominciassero a staccarle un po' dalla corteccia, poi entrare nell'acqua, raccogliere tutto, ammucchiare, portare da un'altra parte, in un luogo di lavoro, in cui con un attrezzo significativamente chiamato rompimano, schiacciando, si rompeva e si cercava di separare le fibre, che servivano per fare tessuti, vestiti, eccetera, eccetera, dalla polpa, che era buttata, era scarto, non serviva a niente. Questo lavoro qua era un lavoro pesante che richiedeva molta manodopera.
Non a caso la maggior parte delle coltivazioni di marijuana negli Stati Uniti erano nel sud, perché nel sud c'erano gli schiavi e questo lavoro lo facevano gratis. Nel momento in cui finisce la guerra civile americana nel 1865, finisce anche il fenomeno della schiavitù, a quel punto vuoi la canapa, paghi. Comincia a diventare un po' meno economico, un po' meno conveniente coltivare marijuana, soprattutto perché nel contempo ci sono altre coltivazioni che invece hanno già introdotto una serie di cambiamenti dal punto di vista del regime produttivo che le rendono molto competitive. Il cotone, per esempio. La macchina per raccogliere il cotone, farlo nel balle, lavorarlo, eccetera, eccetera, si chiama Helicotton Gin ed è stata inventata e brevettata nel 1794. A metà del secolo è già disponibile. Appena si entra nella fase vera e propria della rivoluzione industriale, tutti gli agricoltori ce l'hanno. La canapa è ancora lì che bisogna raccoglierla abbassandosi, aspettando la macerazione, togliendo le fibre. Inevitabilmente in questa condizione qua, e per di più in un mercato che si sta già mondializzando, la canapa comincia a uscire fuori dal circuito produttivo, viene sostituita dal cotone, viene sostituita dalla lana, dal lino per quanto riguarda il vestiario, viene sostituita addirittura dalla juta per quanto riguarda il cordame, i tappeti, eccetera, eccetera. È una fibra di qualità inferiore, però costa niente, ragazzi. Cioè, la canapa costa troppo. Quindi succede che praticamente alla fine degli anni 20 la coltivazione di canapa, non dico che sia finita, però tocca il suo grado più basso, il suo massimo declino. Non si coltiva quasi più canapa negli Stati Uniti. Sembrerebbe che non ci sarebbe neanche servito quella legge. Però, ci sono dei però. Il primo però riguarda questa cosa, il fatto che, nonostante tutto, già nel periodo che intercorre tra queste due date significative, cioè massimo momento di coltivazione e minimo momento di coltivazione, mentre il mercato sta scendendo, mentre i produttori gli agricoltori la producono sempre di meno, qualcuno comincia a fare dei pensieri. Dal Ministero dell'Agricoltura qualcuno dice: sì, però se continuiamo a produrre carta così, facciamo quattro calcoli, allora devi tagliare di qua, mettere la tira di qua, non ce la facciamo, ragazzi. Ma non ci sono alberi abbastanza, noi non ce li abbiamo, bisogna cominciare ad andare a prendere qualche altra parte. Poi dopo, gli anni futuri, parleremo di Amazzonia, eccetera, eccetera. Ma comunque ci sono dei problemi, non si può continuare così, bisogna trovare un modo alternativo di produrre la carta, perché altrimenti non ci stiamo dentro. Questo è l'inizio del secolo, Dipartimento dell'Agricoltura. Nel 1916, e siamo sempre in una fase in cui la coltivazione è sempre meno, nel 1916 esce dal Dipartimento dell'Agricoltura americana una cosa che si chiama Bollettino 404. Detto così non vuol dire niente, ma dentro c'è una scoperta fondamentale, cioè i biologi e i chimici che lavorano per il Dipartimento dell'Agricoltura hanno scoperto una cosa fondamentale, che tutta la polpa dello stelo della canapa, che un tempo, dopo averne estratte le fibre, veniva buttata, in realtà è un tesoro incredibile. E perché è un tesoro incredibile? Perché contiene, cioè, questa polpa qua costituisce il 77% del peso dello stelo, cioè il grosso quantitativo era preso e buttato via semplicemente. Questa polpa in realtà è ricchissima di cellulosa. Con la cellulosa si può fare qualsiasi cosa, dalla carta alla plastica, in mezzo quello che volete, anche la dinamite. Per di più, rispetto alla polpa degli alberi, ad esempio, il contenuto di lignina è bassissimo. La lignina è, diciamo, quel collante che tiene insieme le fibre. Quando tu vuoi fare della carta, vuoi tirare fuori della cellulosa, quella lignina lì, quella colla lì, la devi dissolvere, perché ti dà fastidio. Ma negli alberi arriva al 30%, nella canapa al massimo al 10%. È una cellulosa molto più pura, molto più disponibile, molto più facile da lavorare. E questo lo scoprono nel 1916, ma non ci sono ancora le macchine. Basta poco però. Nel 1917 viene brevettata la prima macchina decorticatrice. Cos'è la macchina decorticatrice? È esattamente la macchina che potrebbe produrre nella coltivazione della canapa la rivoluzione che aveva prodotto l'elicotongine nella coltivazione del cotone. Cioè è una macchina che prende lo stelo della pianta,
lo spezza, divide immediatamente la fibra dalla polpa e la rende immediatamente disponibile per gli usi consentiti. La fibra per tutto quello che ha a che fare col tessuto, la polpa per tutto quello che ha a che fare con carta e materiale che derivi dalla cellulosa. Passa ancora del tempo prima che qualcuno raccolga queste indicazioni, però ormai i tempi sono vicini, si susseguono in quegli anni una serie di scritti di persone che si interessano alla questione, cominciano a nascere le prime patenti, i primi brevetti su come trattare questa cellulosa. Per di più c'è un problema: l'agricoltura americana è in crisi profonda, perché durante gli anni della prima guerra mondiale, che non sono così lontani, i lavoratori americani gli agricoltori americani hanno stressato la produzione al massimo, hanno coltivato al massimo, il più possibile, perché dovevano rifornire di grano l'Europa, che in quel momento era in guerra e non poteva coltivare. Una volta finita la guerra, gli agricoltori europei si riprendono i loro mercati, gli agricoltori americani si trovano con un eccesso di sovrapproduzione e un eccesso di produzione a fini alimentari e non sanno cosa farsene, il grano crolla, ce n'è troppo. Per venderlo devi abbassare, devi quasi al prezzo di costo. L'economia rurale è in ginocchio. A quel punto la gente comincia a chiedersi: ma qua bisogna convertire la produzione, bisogna cambiare qualcosa, perché è evidente che non serve più un vegetale che abbia come destinazione il consumo umano. Bisogna convertirla in qualche modo. Sulla scorta di questa doppia cosa, anzi triplice, la scoperta che c'è la cellulosa nella canapa, la scoperta di una macchina che può trattare la canapa con facilità, la crisi economica che attraversa l'economia rurale americana, rinasce improvvisamente l'industria della canapa. Nel 1933 si può dire che ormai praticamente esiste una nuova agricoltura della canapa. Una serie, dovete pensare che per fare queste cose non è che uno si alza e dice vabbè domani coltivo canapa, cioè bisogna trovare contadini disponibili a coltivare acri e acri di terreno con una nuova coltivazione, investire in brevetti, acquisire le macchine, trovare dei contatti con degli industriali disposti a recepire il materiale e a lavorarlo dopo averlo comprato. Quindi è una cosa che richiede tempo. Oh, qui si è interrotta la cassetta, pare che ha dovuto cambiarla, rimetterla con la nuova. Nel frattempo il discorso è continuato, ma pochi frammenti che riassumiamo qua velocemente. Dunque, nel 1933 l'industria della canapa è una realtà che sta nascendo, si sta crescendo, si sta sviluppando, ci sono imprenditori coinvolti, coltivatori, eccetera. Nel 1935 parte l'attacco che abbiamo visto, indiscriminato, un attacco violentissimo da parte dei media e della polizia nei confronti della marijuana. È un attacco apparentemente inspiegabile, perché non esiste un allarme sociale che lo giustifichi. Ma a questo punto siamo in grado di decodificarla in qualche modo come una semplice forma di interesse mascherato da parte di un gruppo di finanzieri, di banchieri, di petrolieri che avevano investito nel polo petrolchimico e vedevano nella canapa una possibile concorrente sul mercato. Questi stessi promotori di quella che sarà poi la legge contro la marijuana, della Marijuana Tax Act, sanno anche che utilizzare per una campagna contro la canapa, la parola canapa in inglese hemp, è un gioco pericoloso, perché questa parola fa parte della cultura contadina, fa parte anche della cultura medica, addirittura della cultura farmaceutica. Tant'è che all'epoca, se andavi ad aprire il tuo bello armadietto dei medicinali, apro l'armadietto e... L'armadietto dei medicinali, la metà della roba che c'è dentro è fatta con la cannabis, la uso da 30 anni, sto benissimo. Marijuana! E qui lo slittamento linguistico che serve a ingannare. Non lo sanno loro e non lo sanno quasi neanche le persone coinvolte nell'industria, che sono stupidissime. Lo sanno soltanto sto gruppo di banchieri, di finanzieri, di industriali che hanno saputo tramite il bureau che a metà degli anni 30 ormai sono disponibili macchine per la mietitura, per la legatura, la decorticazione della canapa e tutti i procedimenti per trasformarla in carta, in plastica. Ecco spiegata tutta la fretta, ecco spiegato tutto il procedimento. Le persone che erano cimentate in questa nuova impresa sono degli ingenuoti, fanno tenerezza, si leggono i loro rapporti, le cose che scrivono e dici: non si sono accorti di nulla, non si sono accorti di una ragnatela che era fatta alle loro spalle, che usava il trucco, la truffa della marijuana per togliere di mezzo dal mercato una materia prima che poteva rovinare un investimento cinquantennale. Vi do una dimostrazione di questa cosa, non sapevo sebbene se farla, però mi lancio, che se ne frega, non sono un attore, però un teatrante, meno male, sì. Vi do questa dimostrazione facendovi leggere da Aslinger una lettera che il 12 di ottobre
dal 1937, ve lo scrivo perché possiate confrontare le date, il 12 ottobre del 37, un tal Bell Rose, che è la persona che più di altre sta mettendo in piedi questa nuova industria della canapa, scrive a Aslinger: ha saputo, è il 12 ottobre, la legge è passata di fatto ad agosto, diventerà effettiva per tempi tecnici solo a dicembre. Lui il 12 ottobre ha saputo, perché questa cosa non si è neanche saputo tanta, si è letto qualche trafiletto, ha saputo che forse si sta creando una legge che potrebbe impedire e creare dei problemi col coltivatore di canapa. Allora è allarmato, vuole scrivere, vuole convincere le persone, le autorità che in realtà stanno facendo una cosa buona, una cosa interessante, una cosa che può servire a tutta l'economia. Allora scrive: cercate di immaginarvi un po' la scena, io vi aiuto per quello che posso, uso il mio strumento scenico col quale mi trasformo in Aslinger, il commissario, che sta seduto nel suo bel ufficetto e di fronte ha tra tanti fogli sparsi ha la lettera di questo Bell Rose, di questo onesto imprenditore che sta cercando di mettere in piedi questa industria. Aslinger è seduto, la segretaria annuncia al magnetofono che c'è una visita. Aslinger si alza, apre la porta, saluta, fa sedere l'ospite e poi prende a leggere. Illustrissimo commissario, vengo a lei per mostrarle i vantaggi di un prodotto agricolo facilmente commerciabile, con un valore annuo pari a varie centinaia di milioni di dollari. Si tratta della canapa, una pianta che non farà concorrenza agli altri prodotti agricoli, al contrario, rimpiazzerà l'importazione di materie prime e procurerà migliaia di posti di lavoro. Aslinger guarda il suo interlocutore e poi ricomincia. Perché è stata inventata una macchina che risolve un problema vecchio di oltre 6.000 anni. Si chiama decorticatrice e serve a separare la corteccia contenente le fibre dal resto del fusto, di modo che le fibre della canapa siano disponibili senza costi di manovra processiva. La canapa è la fibra per eccellenza in tutto il mondo, è resistente agli strappi e duratura, con essa si possono fabbricare oltre 5.000 prodotti tessili, dai cordami ai più raffinati merletti. Aslinger si interrompe ancora e guarda suo zio, perché è lo zio quello che è entrato, lo zio Andrew, e lo zio Mellon, c'è la banca, è ministro del tesoro, ha prestato i soldi alla Dupont, e riprende, è un po' divertito. La polpa legnosa residua, una volta estratte le fibre, contiene il 77% di cellulosa con cui è possibile fabbricare oltre 25.000 prodotti, dalla dinamite al cellophane, l'industria della carta offre possibilità ancora maggiori. Con la canapa si potrebbe produrre qualsiasi tipo di carta e, secondo stime ufficiali, un ettaro coltivato a canapa produce la stessa quantità di carta di 4 ettari di bosco. 4 ettari di bosco, ma è una droga, non si può fare, non si può. Cosa vuoi fare? La storia è finita. Grazie per la vostra pazienza.